Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo svuota la spesa Eurospin. Ci sono 5 borse, se non sbaglio, quindi partiamo subito. Vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Allora, le crocchette per i micini. Poi aspettate che ne tiro su. La ghiaia per i micini. 5. Poi, ma cosa 5? Borsi. Poi le cozze cilene. No, 5-6, quella lì è il Ma 6. no, è 5. Perché c'è anche una lì. Ma no, queste qua sono. Poi ho preso le milk choc per i bambini. Un po' di kiwi che non fanno mai male. Le pappe per i gatti, ne abbiamo prese 12. Aspetta, poi ho preso, non mi ricordo se 8 pacchi di pasta di vario formato. Ho preso le mezze penne, poi vi farò vedere man mano anche gli altri. I celentani, aspettate. Poi abbiamo preso il tonno naturale, gli spinaci porzionati. Lo yogurt colato greco per me. Poi, se non la smetto di dire poi mi picchio. La feta greca. Il latte parzialmente scremato. La senape. Il merluccio sudafricano. Le bistecchine di mare, ne ho prese 3 confezioni. Qua, ecco le penne. Poi ho preso il minestrone delicato, ne ho prese 7 confezioni perché appunto dentro non hanno legumi, neanche patate, quindi va bene anche per Pia. E poi ho preso questa bibita azzurra per i bambini. Non vi dico cosa ci sia, non vi dico niente. Poi ho preso questa bibita, bevanda con sali minerali, gusto frutti di bosco. Lo Scottex. Le fettine, scusate, alla provola dolce. Le ciliegine di mozzarella. Questo misto di mare per risotto, la maionese che è senza glutine, vari fruttini per Pia. Cioè, Giana, guarda, qui ce ne sono due. Poi per Maurizio ho preso questo. Per Maurizio in realtà non lo so se va bene. Comunque questo yogurt. No, per Maurizio non va bene, caffè, lo mangeranno i bambini. Poi ho preso i pizzoccheri perché così messi assieme a quelli senza glutine una volta li facciamo. Il gorgonzola ne ho prese 3 confezioni. Il salame, già da solo in questa borsa, questo bastone di salame. Poi la scamorza affumicata. Poi ho preso 2 robiole. Qua ce n'è uno. Grazie. E anche questa borsa è andata. Questi yogurt alla soia, al mirtillo, che sono senza glutine, li ho presi per Maurizio. Poi il prosciutto crudo che è in offerta a 1 euro. Questi fish burger per i bambini. Un filetto di petto intero di pollo. Di carne ce n'era veramente poca, hanno svaligiato tutto quanto.
questo formaggio, il grana padano, quello che era in offerta non ce n'era più, ho dovuto prendere questo. Poi abbiamo preso lo speck affettato, la carne tritata, ho preso questo macinato misto bovino suino, la mozzarella per pizze e panini, la zucca che devo fare il passato di verdura per Pia e basta, anche per questa barsa è tutto, perché il resto sono tutte cose che vi ho già fatto venire. Anche qui c'è molta roba che vi ho già fatto venire, i pizzoccheri, la carne tritata, gli spinaci, tonno, fish burger. Poi abbiamo preso queste, ho preso i bocconcini di salsiccia di suino, i fazzolettini balsamici perché c'era Pia col nasino che colava, tanto comunque servono sempre, il prosciutto crudo ve l'avevo già fatto vedere, ho preso anche l'arrosto di petto di pollo che era in offerta, poi questi cornetti al gusto di formaggio, la tagliata di petto di pollo e per noi ho preso questo bustone di mix di formaggi grattugiati. Adesso metto via e passiamo all'ultima borsa. Allora, nell'ultima borsa abbiamo uova, ne ho prese 3 confezioni perché con i bambini che sono a casa fanno la colazione come me e io che tutti i giorni ne mangio 2 vanno come il pane. Questi hamburger, questi cheeseburger di suino, un'altra confezione di questo formaggio, un'altra di fish burger, poi ho preso 2 confezioni di piadine, dei pomodori, la pellicola, lo so che bisogna... ne farò buon uso, lo prometto, ne userò poca, le mele, poi le castagne morbide cotte al vapore che ho visto in uno svuota la spesa di Valentina su una fetta di paradiso e quindi ho voluto provarle a prendere, poi le cotolette di pollo per i bambini, per i gatti, le cotolette di pollo con spinaci, poi altra carne tritata, qui c'è un altro minestrone, le banane che però erano verdi da far paura, e le pere ne ho prese 6, mi sembra 6-7, e poi un'altra confezione di questi bocconcini di salsiccia. E ho speso all'incirca 150 euro. Per questa spesa è tutto. Io fatemi sapere se avete già assaggiato tipo gli hamburger oppure piuttosto che le castagne, cosa ne pensate. E per questo video è tutto. Io vi saluto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di lasciare un like se il video vi è piaciuto. E vado subito a mettere a posto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!